Buongiorno tesori, eccoci qua. Qui abbiamo Matisse, il nostro amico Matisse che è venuto a trovarci, non è vero? L'ho preso io perché passava di qua. Birbante. Comunque oggi sono felicissima di registrare un nuovo video. Oggi video particolare perché la prima parte l'ho registrata stamattina prima di andare in centro perché ho fatto un girettino, vi dico la verità. Strano che mi si veda un po' scura. Forse lui che è bianco, che fa un effetto strano col bilanciamento del colore, non lo so. Comunque va bene così. Quindi prima mi sono il make-up e poi sono andata in centro e poi adesso sono tornata. Adesso vi spiego. Posiamo Matisse. Di ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, rieccoci. Ecco, forse era proprio Matisse che faceva effetto strano perché è bianco, va bene. Comunque, controllo prima di non avere il rossetto sui denti. Sapete, un po' stilettata. Comunque, dicevamo, dunque, sono andata in centro, ma prima di partire con il video, come sempre. Comunque, dicevamo, niente, prima di partire con il video, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e lasciarmi un bel like. Che davvero per me è importantissimo. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i nuovi iscritti. E nulla, a questo punto direi di partire con il video haul, shopping, regali, vlog, outfit. Non so più come titolare questi video. Vedremo, vedremo. Comunque, prima di partire appunto con il video haul, ci tenevo a farvi vedere questi due prodottini di Angly Color. Sono due prodottini make-up. Creati per il contouring. Allora, ho scelto la tonalità chiara Spotlight e la tonalità 2 Fair Medium e adesso vedrete l'applicazione che ho registrato appunto stamattina prima di uscire di casa. Come promesso, eccomi qua a provare questi due prodotti per fare il contouring del brand Angly Color Makeup. E giù nell'info box trovate tutti i riferimenti, quindi mi raccomando, passate da lì. Io spero di essere dritta. Tanto sto passando tipo qualcosa, una sorta di elicottero che non sembra elicottero. Comunque, vabbè, abbiamo ce la possiamo fare. Allora, io ho già realizzato una base così per non spaventarvi e ho questi due prodotti qua. Io li ho già provati una volta, questa è la seconda volta, così ve ne posso parlare meglio, ecco. Allora, funzionano così. C'è il suo tappo, questa è la parte chiara e questa è la parte scura. Allora, io ho scelto la tonalità Spotlight 01 per la parte chiara e, ok, Fair Medium 2 per la parte scura. Adesso li andiamo subito a provare. Ci andiamo subito a provare e utilizzo per la parte scura, vedete, questo pennello qua che è fatto apposta proprio per il contouring, vedete che è così obliquo, è tagliato obliquo. Allora, praticamente qua va girato, aspettate, eccolo qua. Va girato su on. E poi si preme, insomma. Quindi aspettate che prendo uno specchiettino. Ok, quindi vado a posizionare. Vedete quanto è pigmentato? Sembra scurissimo, ma in realtà una volta sfumato, lo vado ad applicare anche qua, i lati del naso. Diciamo, lo rimpiccioliamo senza intervento chirurgico. Ok. E poi lo richiudiamo o magari vediamo insomma se lo dobbiamo ne vogliamo aggiungere. Ecco, andiamo, cioè guardate, si sfuma in un nanosecondo, vedete? Ed è molto naturale alla fine la colorazione, è proprio in un nanosecondo. Ci vorrebbe un pennellino un po' più di precisione che ho di là, vabbè. Comunque ne aggiungo una puntina così da pulire la spugnetta e poi vado a richiuderlo. Ecco, questo appunto è il prodotto.
Quindi proseguiamo. Ok, adesso che ho raggiunto la sfumatura perfetta, vado a prendere l'altro prodotto, vedete? È chiaro e quindi questo cosa servirà? Servirà come illuminante. Quindi vado. Aspettate che... Ah, ok, è già impostato sull'on, quindi dovrebbe... Ok, sì. Ecco, vedete? E questo mi creerà appunto il gioco di luci e ombre che noi vogliamo per far esaltare questo viso. Vado con questo pennellino qui, questo è di Real Techniques ed è l'altro era di Wacom ed è un pennellino appunto di precisione. Cioè, in 02 si sono sfumati questi prodotti. Ecco, vedete il risultato. È un illuminante molto delicato, naturale, però allo stesso tempo si vede, quindi vedete che bell'effetto. Adesso mi allontano, così non avete il faccione proprio di fronte. A me piace molto questo effetto molto naturale, definito e scolpito, perché comunque mi regala un bello zigomo preminente come ci piace a noi, con un lato appunto illuminante, grazie appunto a questi due prodotti di Angly Color, che sono davvero ho messo lo specchio al contrario, ma nel senso che si sfumano proprio super in velocità, sono pigmentati e sono perfetti anche per chi non ha dimestichezza con il make-up, i pennelli, comunque bastano due pennelli, uno obliquo e uno un po' più di precisione per applicarli, ma si possono applicare anche con le dita, ecco, diciamo, se non abbiamo dei pennelli, ecco, quindi top. Rieccomi qua. Allora, avete visto l'applicazione e vi devo dire la verità, adesso sono le 3:30, quindi questo make-up è su dalle 9:30 di questa mattina e devo dire che ha retto benissimo. Vabbè, ho aggiunto occhi, labbra, però comunque le guance, la zona zigomale, ecco, più anche il naso è rimasto zigomatica, zigomale, zigomatica. Ok. Bene. Tornando a noi, allora, ho fatto un po' di shopping. Quindi direi di partire con il video haul di shopping e poi vi farò vedere anche l'outfit appunto con il quale sono uscita a prendervi un po' partecipe, perché non credo di essermi scattata, sì, forse ho scattato qualche foto, magari ve le posto un po' qua in giro, così vi rendo partecipe della mia giornata folle. E nulla! Allora, sono passata da Intimissimi. Sì, questo è il pacchetto di Intimissimi perché... Allora, sapete che adesso sia da Zara, da Intimissimi, insomma, tutte queste catene, i sacchetti ve li fanno pagare. Cioè, sono a pagamento, no? Non mi ricordo se 20 centesimi o di più, non lo so, ditemi voi. E io vado in giro con queste bustine qua. No, vabbè, questa qui. Sono tutti con i gattini, quelle che ho io praticamente con paesaggi gattini, sono dentro anche altre cose. Comunque, io vado in giro con queste e dentro figuratevi che ci sta un sacco di roba, perché ho dell'altra roba, non so se si vede. Poi avevo anche questo e quindi, non lo so, queste sono buste in Canva, tipo Canva, stampa, ecco, diciamo così. In cotone, in tela, robustissime e favolose. Non ho pace perché ho riaperto la finestra. Speriamo che Mattis non salti giù. Comunque, ecco, torniamo. Vabbè, sto scherzando ovviamente. Comunque, torniamo a noi. Ho preso un bel po' di cosine. Ebbene sì. Allora, io amo Intimissimi e quindi. Allora, ho preso un rifornimento di canotte. Allora, queste sono in lana e cotone e la taglia che ho preso è la S. L'interno è cotone, l'esterno è lana.
Vedete, questa è blu, bellissima. Poi l'ho presa uguale in color caramello. Queste sono 4, 3 più una gratis della promozione. Costerebbero 29,90 l'una. Queste sono fantastiche. Poi l'ho presa bianca o crema, non so. Questa con il pizzettino, troppo carina. E poi l'ho presa grigia, questa è in cashmere, leggerissima. Bella questo grigio, non l'avevi detto, però mi piace. Adoro anche lei. Sto andando molto di fretta. Ho preso anche degli slip. Fa molto ridere la cosa, perché ho preso questo slip che è enorme, però ho pensato, non si sa mai. Facciamo finta che io abbia freddo e ok. Questo è veramente enorme, cioè enorme nel senso, è una S, però enorme nel senso che è vita alta. Però sapete, magari sono dei giorni che volete stare un po' più coperte, quindi vabbè, mutandone della nonna. Poi l'ho preso così, questo è molto carino, tipo brasiliana, col pizzettino. Pardon, ci sono dei rumori esterni. E poi l'ho preso nero, uguale all'altro. Ok, quindi qui ci siamo. Allora, amici, mi è stato recapitato questo omaggino. Guardate qua, che meraviglia, il pacco e il mazzolino di fiori, è bellissimo. Adesso lo voglio andare a mettere a bagno, però ci tenevo a... Lo voglio rovinare. No, vabbè. Ma quanto è bello! No, capite? No, vabbè! Sono bellissime! Spettacolo, bellissimi! Wow! Comunque adesso è meglio provare a mettere via, a mettere in un vaso. Ce la faccio, sì. Adoro! Poi sono passata da Alfonsina Lodi, che chi non lo sa. Cioè, per chi è di Bologna, è che è un negozio molto sciccoso che si trova in via Ugo Bassi. Per chi magari non è di Bologna e ci vuole passare, ecco. Allora, cosa ho preso? C'erano i saldi. Sapete, io da Alfonsina Lodi al massimo acquisto con i saldi. Allora, guardate che sciccheria. Vabbè, ho preso un'altra canotta. Questa rosa cipria. Questa è lana e seta, 70% lana e 30% seta, made in Italy. L'anno scorso ne ho prese due, sono di una qualità spettacolare, quindi se ve lo dico fare. Poi, qui ho una sciccheria. Ho veramente una sciccheria incredibile. Non potevo non prenderla. Fidatevi di me quando dico queste cose. Fidatevi di me, guardate qua. Guardate che meraviglia. Questa è una vestaglia bordata in seta. Cioè, bellissima. L'ho presa al 50%. Guardate la cintura dietro. Questa veramente è alta classe e poi è caldissima, vabbè, però è alta classe perché è bellissima, cioè non potete capire quanto è favolosa, cioè è uno spettacolo. Ve la faccio vedere anche indossata, ovviamente, però il colore dà una luce fantastica. Poi, essendo appunto seta, questa è il brand, è Marjolaine, ah, francese, no, vabbè, so se, eccolo qua, la taglia era l'ultima in negozio, è la 40, ma guardate che spettacolo, ve la farò vedere ovviamente indossata, poi non è finita, sì, perché non è finita qui, allora, sono passata da
Sephora, ebbene sì. Allora, ho preso poche cose, solo di skincare, perché cercavo il correttore di Huda Beauty, di Huda, quello rosa, ma era finito, figurarsi. Allora, ho trovato lei la Magic Cream di Charlotte Tilbury, la nuova. E sono curiosa di provarla. Un giorno magari faremo un TikTok, non so, guardate qua. Questa è quella senza profumo, quindi perfetta per me. Adesso sono così lontana dalla fotocamera. E ok. Bene. Poi mi sono presa allora, gli Invisi Bubble, questi qui. Vabbè, questi li faccio scorta perché eccoli. Questi elastici per capelli sono fantastici, anche appunto per dormire. Io li uso anche per dormire, ecco. Vabbè, ho preso lui che è un latte struccante della Clinique, che è uno dei pochi che io riesco a usare perché ho una pelle reattiva, allergica, quindi mi danno fastidio i prodotti con profumi, cose varie all'interno. Quindi, ok, strucca benissimo viso, occhi, labbra. E mi hanno dato solo due campioncini, Narciso Rodriguez e Good Girl di Carolina Herrera, che ho già. Narciso no, non ce l'ho, però insomma, vabbè, sappiamo che si spreca insomma con i campioncini, va bene. Comunque, top. Adesso vi faccio vedere l'outfit con il quale sono uscita. Quindi state lì. Eccomi qua, amici. Allora, questo è l'outfit con il quale sono uscita. Allora, indossato questa gonnellina plissettata con il mocassino, che è comodissimo. Poi, visto che non faceva freddo oggi, cioè massima 17 gradi, ho indossato questa camicia. Questa qui è di... Aspettate qua, vedete che carina, che ci sono tutte queste strass. È di Liu Jo. Poi, per completare, perché comunque una sciarpetta me l'ha... Ecco, diciamo, ho indossato lei, questa color cipria, così. Considerate che poi stamattina c'era un po' più freschino rispetto ad adesso. Adesso c'è il sole anche oggi, però adesso è ancora più caldo. E quindi niente, quindi avevo questo giubbottino di pelle, no, in realtà è finta pelle, anche il pelo è finto, bianco. E come borsa lei, che ultimamente indosso solo la, sì, la Vuitton, insomma l'Alma, ecco, diciamo questa qui, che è comodissima e anche capiente, devo dire. Eccola qua. E a me piace un sacco questo genere di outfit perché è comodo, col tempo è raffinato, elegante, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di questo look. Bene, bellezze, spero che questo video vlog di spese folli, follie, però ancora con i saldi, quindi affaroni e consigli make-up vi sia piaciuto. Vi mando un bacio, e ci siamo prestissimo con un nuovo video. Ciao tesori!